natura sì, stanca e sudata, ma mi sono resa conto che non vi ho mai raccontato quello che compro ciclicamente da natura sì. Perché? Perché li compro da natura sì? Perché li trovo o lì oppure online su Amazon, in nessun altro posto. E quindi ciclicamente, dato che natura sì è relativamente vicino a casa mia, faccio un salto e compro sempre queste cose. Oggi ne voglio parlare con te. Mi sistemo e iniziamo subito. Nuovo su questo canale, io sono Barbara e qua si parla di come rendere easy la propria vita. Oggi invece condivido con te le mie scelte dal punto di vista alimentare di Natura Sì. Natura Sì è un negozio che si trova, penso, in tutte le città d'Italia. È una catena, penso sia un franchising, che vende prodotti biologici, vende prodotti senza glutine, vende prodotti per celiaci, vende prodotti naturali, vende prodotti a chi sceglie di avere un'alimentazione attenta, diversa o quantomeno attenta. Attenta alle materie prime, attenta alla lavorazione, insomma, poi dietro tutto questo c'è sempre un minimo di business anche nei negozi biologici, questo è inutile negarlo. Comunque da natura sì, ci sono delle cose che io non trovo in nessun altro posto, tranne se non le compro su Amazon online. Quindi ho lì io. La prima cosa che ti faccio vedere, che in tanti mi avete chiesto ultimamente, è il couscous integrale, perché ultimamente te ne avevo parlato e proprio ieri, che non ne avevo più in casa, sono andata a rifornirmi. Mi sembra che ci siano diversi tipi di couscous integrali, grano saraceno, altri tipi di cereali. Io prendo il couscous normale di grano, però integrale. E ieri ho visto che ce n'è un altro tipo, ne hanno fatto un tipo diverso che si differenzia come dimensione. Quindi ti faccio vedere, allora, questo è quello normale. Vedi? Le palline di couscous sono piccoline. Invece ho voluto provare, infatti ne ho preso uno e uno proprio per vedere la differenza. Questo è un couscous più grande, vedi? Con un formato di pallina, chiamiamola così, più grande. Il sapore del couscous integrale è un sapore di un alimento più meno raffinato, di un alimento più pieno, più intriso di nutrienti. Per questo io lo scelgo, perché quando mangio il couscous integrale, intanto non mi sazio, come dire, non mi viene la fame velocemente dopo un'ora, come succede con il grano raffinato. E poi per me ha un sapore assolutamente bello, della terra grezza, insomma mi piace il couscous integrale. Poi un'altra cosa di cui ti ho parlato, e te ne parlo velocemente come sempre, è la cicoria. In tanti mi chiedete, solo questa? Allora, io ne ho provate diverse. Quella al ginseng no, perché diciamo io non ritengo di volere questo apporto di ginseng nella cicoria, ed ha il tappo dorato. Poi ho provato un'altra marca che non è Baule Volante, ma mi sembra sia Alcene, no, non mi ricordo. Comunque un'altra marca comprata sempre in questi negozi biologici, che non mi è piaciuta perché si è compattata subito. Questa invece rimane. Ah, ho preso quella chiusa perché le compro due a due. Aspetta che prendo quella aperta. L'ho aperta stamattina. Quando vado da Natura Sì, li prendo a due, vedi? Poi, quando finisco il barattolo, lo uso per l'olio usato. Inizio a trasferire qua l'olio usato e poi lo vado a buttare, perché è bello grande. Allora, vedi? Non so se si vede, sì. Si vede benissimo. Mi è caduta tutto nel tavolo. Mannaggia, va bene, un cucchiaino me ne è caduto. Insomma, è polverosa, non si compatta, non devi stare là perché ha preso umidità. Cicoria tostata solubile, al posto del caffè nel latte vegetale, io lo prendo la mattina. Se tu vuoi prendere un caffè in meno, io ti consiglio di provarlo. E questo lo trovo solo da Natura Sì o su Amazon. Giù ti lascio in descrizione l'alternativa dove puoi trovare tutti questi prodotti. Poi un'altra cosa di cui ti avevo parlato, perché qui ci lecchiamo i baffi, lo sai che noi amiamo i burri e le creme di frutta secca. C'è
ci sono alcuni burri, alcune creme che sono particolarmente golose. Quindi, oltre a crema di mandorle, crema di nocciole, crema di anacardi e crema di tutta la frutta secca che tu puoi immaginare, poi ci sono i mix. Ora non te lo faccio vedere perché prima di comprare mandorle e cocco, anzi è cocco e mandorle, devo finire questa, perché se io compro quella cocco e mandorle, mia figlia inizia a mangiare quella e questa rimane ancora tempo e tempo. Tra l'altro lì ho ancora un burro di arachidi, quindi insomma prima finisco questi e poi. La crema mandorle e cocco ha il meraviglioso odore delle mandorle e il profumo e il sapore del cocco insieme. Se ti piace il cocco e ti piacciono le mandorle, con quella, un velo sul pane la mattina, sei a posto. Stupenda! Ovviamente, come si dice qua, bisogna companaggiarla sia per la salute sia per il prezzo. Però, insomma, è veramente una fonte sana e golosa di buoni nutrienti. Un'altra cosa che compro da Natura Si è il lievito in fiocchi. Il lievito in fiocchi è un alimento che si usa come insaporitore. In genere lo usano moltissimo le persone vegane perché non mangiando il latte, i derivati del latte, non usano il parmigiano ovviamente. E questo può essere usato, adesso ti dico come lo facevo io tempo fa, al posto del parmigiano come insaporitore. Allora, nelle istruzioni però tu trovi anche che può essere messo nelle insalate, nella pasta, nella preparazione dei risotti, nelle minestre e nelle verdure. Allora, nei risotti io sono favorevole all'idea, ma nelle insalate non ho mai provato. Proverò presto. Quando io lo usavo al posto del parmigiano, mischiavo questi fiocchi di lievito, che in realtà non sono fiocchi, è proprio una polverina, con un trito finissimo di mandorle e un pochettino di gomasio. Ora ti dico cos'è il gomasio. È una cosa buonissima perché, allora, negli ingredienti c'è soltanto semi di sesamo e sale. Praticamente sono dei semi di sesamo triturati, aggiunti con un minimo di sale per renderlo un pochettino più sapido. Quindi io aggiungevo il gomasio, i fiocchi di lievito, un pochettino di mandorle triturate finissime e lo spargevo sopra la pasta al posto del parmigiano. I fiocchi di lievito hanno veramente un sapore bello intenso, quindi non dico che ti ricordano il parmigiano, però possono essere una buona alternativa se sei intollerante al lattosio, non intollerante al lattosio, se non vuoi mangiare formaggi, se non puoi mangiare formaggi, se sei vegano, insomma. Tra l'altro sono nutrienti sani e sono un buonissimo apporto di nutrienti. Da Natura Si poi a volte scelgo anche dell'avena di un certo tipo che ti farò vedere prossimamente per fare una cosa assolutamente speciale e mai vista finora. Ovviamente da Natura Si puoi trovare tantissime altre cose, farine di ogni tipo, tantissime cose veramente, gallette di ogni tipo, cose per celiaci, farina, pasta di ogni tipo, di mais, di grano saraceno, insomma c'è da sbizzarrirsi. Quindi quando uno vuole fare una scelta mirata e vuole comprare qualsiasi tipo, c'è anche il reparto fresco. Volendo. E nel reparto fresco spesso ho comprato qualcosa, per esempio le banane che hanno un sapore diverso. Le banane biologiche di Natura Si sono buonissime, costano un pochino di più, ma quando mangi una banana ti sazi come se ne avessi mangiate, no, ti sazi, quando mangi una banana di Natura Si hai la soddisfazione di aver mangiato una buonissima banana e non rimani insoddisfatta. Non so come spiegarti, però hai il sapore quello antico delle banane. E quindi queste sono poche cose, ma che compro sempre da Natura Si. Spero di averti dato qualche idea utile, qualche informazione utile. Come sempre ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video.